In fondo, di Marx, tra le tante cose che dobbiamo ereditare, vi è anche l'aver compreso che il capitalismo tende per sua natura a trasformarsi in un nesso puramente economico di rapporti di forza che non hanno più bisogno della legittimazione giuridica, teologica o politica, ma che producono rapporti di signoria e servitù nell'immanenza stessa del rapporto economico. La violenza oggi, essa stessa diventa economica. Per cui, per tutte queste ragioni, io credo, lo dico in termini banali e come li usa la propaganda televisiva e mediatica, ma solo per farmi capire, che sia fondamentale uscire da questa condizione, no? Uscire dalla caverna ancora una volta. Condizione necessaria, ma non sufficiente, sia chiaro, perché non è che usciti dall'Europa e dall'euro c'è il paradiso. C'è però la possibilità di tornare a essere almeno monetariamente sovrani, la possibilità di fare investimenti nel settore pubblico, nell'istruzione, nella sanità, ciò che l'Europa con i suoi diktat oggi impedisce. Se lo Stato vuole fare, voglio dire, vuole istituire diritti sociali, vuole sovvenzionare i giovani perché possano appunto lavorare, vuole sovvenzionare diritti sociali, non lo può fare oggi perché deve chiedere il permesso alla banca centrale. La sovranità militare, scordiamocela perché non c'è più da parecchi anni quella, no? Per questo in fondo la filosofia sembra una cosa così superata per vecchi, ma in realtà la filosofia è fondamentale perché con le sue categorie ti aiuta a capire il presente meglio dei discorsi della dittatura dell'idea di cui dicevamo prima. Se si legge Il Principe di Machiavelli, a proposito di grandi filosofi italiani, che noi dimentichiamo perché siamo sempre esterofili, dobbiamo apprezzare sempre chi parla inglese e arriva dall'America, Machiavelli nel Principe dice esattamente che la sovranità di un paese è determinata dalla sovranità delle milizie e dalla sovranità della moneta. Se togli le milizie, togli la moneta, non hai più lo Stato, no? Machiavelli dice questo auspicando la nascita di uno Stato unitario italiano. Noi diciamo questo tristemente considerando che l'Italia non è più uno Stato. Siamo venuti dopo siamo ormai dopo rispetto alla scena degli Stati, no? L'Italia non ha né la sovranità militare né quella economica. Tutte queste ragioni bisogna riflettere senza curarsi dell'opinione pubblica che delegittima come stalinista, fascista, chi osa toccare questi temi. E lo fa esattamente per rendere indiscutibili questi temi, che oggi infatti non sono discussi. Il circo mediatico funziona esattamente dibattendo a partire da punti che non sono discussi, no? Il fatto che ci siano le basi militari in America, mica si può. Americani in Italia, mica potete discuterne liberamente, è un dato di fatto. Il fatto che si sia nell'Europa dell'euro, mica potete discuterlo liberamente. Il fatto che destra e sinistra siano ugualmente interne alla visione del mondo di qui sopra, mica potete discutere. Il dibattito viene sempre stimolato nella cosiddetta Repubblica delle Idee, che in realtà, ripeto, è la dittatura del pensiero unico. Viene sempre stimolato a partire da degli assunti che non possono nemmeno essere discussi, e chi li discute subito viene etichettato come fascista, omofobo, stalinista e quant'altro. Fascista o stalinista in ambito politico, è la condanna orwelliana per chi osa pensare liberamente, e omofobo nell'ambito dei costumi, per chi osa pensare criticamente nell'ambito dei costumi, no? Come se appunto chi osasse pensare con la sua testa fosse necessariamente come Hitler e chi osasse pensare con la sua testa nell'ambito dei costumi e dell'etica pubblica fosse necessariamente un omofobo che vuole reprimere e malmenare e discriminare chiunque abbia appunto gusti diversi dai suoi o visioni altre. In questo modo è delegittimato a priori lo spazio di un possibile confronto, evidentemente, perché con uno stalinista, con un fascista o con un omofobo non si può discutere, bisogna solo silenziarlo e metterlo nell'angolo.